Benvenuti a tutti in questo video tutorial su Florenzia. Florenzia è un gioco online di praticamente in stile anime, naturalmente. Cosa c'è da dire inizialmente? Inizialmente bisognerebbe registrare naturalmente un account su Florenzia, sulla e poi naturalmente praticamente iniziare a giocare. Comunque sia, per cominciare innanzitutto bisogna prima scaricare il gioco e poi dopo, una volta scaricato il gioco, praticamente bisogna patchare ogni volta che ci sono aggiornamenti. Naturalmente questo è un gioco che ultimamente gli aggiornamenti o le patch non ci sono tanto e quindi no, non andremo avanti. Per iniziare naturalmente dovremo fare il nostro login. Naturalmente io metterò il mio perché giustamente ho già un account mio con già dei personaggi già ben fatti e andremo praticamente oggi a, come dire, a creare un nuovo personaggio. Però prima di fare ciò vi devo insegnare che cos'è Lux Plenia e Bergwen, quelli che state vedendo. Questi che state per vedere sono i server, praticamente. Lux Plenia è europeo e Bergwen è tedesco, praticamente Germania. Ora, chi giustamente ha già dei personaggi su Lux Plenia può andare benissimo su, come dire, su Lux Plenia e andare a giocare lì e giocare su tutti i server che ci sono, italiano, inglese e tutti quelli che ci sono. E ce n'è uno addirittura in Inghilterra che è soltanto PvE, ma quello sono dettagli. Poi ci sono zone da PvP che si fanno PvP e vi spiegherò poi in futuro come fare anche i personaggi in questo modo, perché giustamente è giusto che lo faccia. Ora andiamo nel Bergwen, dove io non ho assolutamente personaggi, perché anche perché non vorrei farvi vedere che personaggi ho, anche perché sennò la gente poi potrebbe dire: ah, ma tu sei quello, magari io, capito, insomma, sempre meglio non, per questione di privacy è meglio non andare avanti, cioè non insomma andare su quei server là, anche perché poi non ci interessa di sapere le chat, di venire contattati da altre gilde, non ci interessa. Andremo oggigiorno sul Bergwen, in modo che andremo praticamente a vedere insomma i personaggi. Andremo su quello non PvP, quindi andremo su quello non PvP. Ora, che c'è? Praticamente non abbiamo nessunissimo personaggio, quindi inizieremo da capo. Quindi ora io vi insegnerò innanzitutto quali sono i personaggi principali. Come ben vedete non ho nessun tipo di personaggio. Di solito qui c'è una scheda di 5 personaggi praticamente, che voi potete utilizzare quando vi fa comodo praticamente. Inizieremo praticamente nel fare un nuovo personaggio e cliccheremo su New Character. Non so perché a me. Ah no, adesso è in italiano, no? Perché pensavo che era in inglese. Allora, innanzitutto ci sono vari personaggi, vari tipi, e per ogni tipo di personaggio ci sono due classi da inserire, che vi spiegherò in un prossimo video, se avrò tempo, naturalmente, perché sto facendo video uno dietro l'altro. Allora, innanzitutto bisogna identificare qual è il nostro personaggio da poter iniziare. Naturalmente c'è l'esploratore, che è questo qui che vedete. Praticamente quando arriverete al livello 40, dovete classare. Che significa? Dovete praticamente a decidere in quale classe poter stare. Allora, per l'esploratore innanzitutto ce ne sono due: una lo sniper e uno è l'excavator, ovvero l'escavatore per alcuni. Lo sniper praticamente è il cecchino e si hanno abilità praticamente da cecchino, però è molto lenta come classe, cioè inizialmente lo sparo è comunque veloce, ma lo sniper quando arriva al 40 non è molto veloce, però potrete praticamente cecchinare da distanza le persone, cioè i personaggi praticamente. Se siete su una zona PvP, per esempio, cioè in una zona praticamente che
insomma, dovete killare altra gente praticamente con lo sniper, potete fare anche 25.000 di danno, però dovrete avere le statistiche naturalmente, che poi vi spiegherò come saranno messe, in base a quel personaggio. Questo è lo sniper. Per quanto riguarda l'excavatore, invece, l'excavator è una classe praticamente molto veloce e utilizza le pistole, mentre il sniper utilizza il fucile praticamente. Quindi un fucile oppato a più 10 con lo sniper, con le statistiche per dire facciamo full strike per esempio, killate la gente, facete 25.000 di danno praticamente, di HP di danno. Quindi praticamente se loro hanno per dire 20.000 HP lo one shottate praticamente. Quindi è una buona classe, diciamo, per alcuni versi, ma non lo è per altri versi, perché non potete expare. Con la classe sniper non si expa. Avete solo due AOE, che le AOE sarebbero, che poi nel contesto poi diciamo prendere più mostri o più mob in una volta. Mentre per l'escavatore ce n'ha 3 di AOE e ha una velocità fuori dal comune, diciamo che lui usa le pistole, però ha molta la velocità, praticamente una velocità d'attacco in equali praticamente, addirittura può arrivare fino al 120% di velocità di movimento, quindi sono tutte cose che dovrete da sapere. E in più ha delle skill che praticamente l'escavatore, che se tu le metti addosso a una persona e lui praticamente ti fa 25.000 di danno, tu gli fai ulteriore 25.000 di danno perché gli si riautoriflette praticamente. Quindi è una buona classe, anche cioè in tutte le classi sono buone. L'importante è sapere quale usare e saperle usare, perché giustamente. Quindi questo è per quanto riguarda il personaggio dell'esploratore. Ora andiamo a vedere il nobile. Il nobile, ecco, il nobile anche lui ha due classi. È una classe magica, quindi naturalmente ha tutte abilità da nobile. Ed è elegante, perché comunque è elegante come vedrete, come state vedendo. E naturalmente si divide in due classi come gli altri praticamente. La prima è il Magic Knight, ovvero l'MK. L'MK praticamente ha l'abilità di pettare i mostri, però è da PvP, quindi c'ha solo skill da PvP, non c'ha nient'altro. E sì, ha un paio di AOE, ma una va portata comunque a 1 e una va portata a 5, quindi non è che ha AOE diciamo potenti, però comunque sia ha le skill che se tu fai un PvP praticamente con un'altra persona, praticamente ha anche la capacità di non pozzare, perché non può pozzare. Pozzare significa che non può, non usa le pozze praticamente, perché non gli servono. Quindi voi sapete che in un PvP, in un incontro PvP, comunque sia le pozze non si usano, quindi un Magic Knight io lo vedo al top, perché si può portare dietro i mostri, si può fino a 3 mostri, si può portare anche un pet, quindi naturalmente si può portare un pet. Quindi con il pet e con i mostri può expare da solo, senza che lui tocca niente, addirittura potete lasciare lì il personaggio senza fare niente praticamente. Poi non solo, ma pettando i mostri, i mob, avete la possibilità anche come dire, praticamente di fare PvP con i 3 mob che portate dietro. Se per esempio portate le Werefox a livello 80, 81, 82, giustamente sappiate che quelle sono come dei mostri, praticamente come dei mostri principali, quindi come dei boss. Perché nel gioco ci sono anche i boss, quindi fondamentalmente killate chiunque. Poi c'è la classe Court Magician. Court Magician, naturalmente sempre del nobile, praticamente fa parte ha le AOE potentissime, ma molto potenti. È veloce come classe, cioè è veloce nel senso a fare le skill, perché addirittura ha un'abilità che si chiama. Adesso non mi ricordo di preciso, ma è un'abilità che praticamente ti fa castare parecchio e in fretta le cose.
le skill abilità. Quindi praticamente avrete totale controllo con quello. Però giustamente io preferisco comunque l'MK perché col Court Magician te possono finire gli HP, perché giustamente è anche una skill che praticamente in PvP praticamente ti fa diventare gli MP in HP e gli HP in MP, però secondo me è molto inutile rispetto a quelle che c'ha l'MK, perché l'MK ha una skill che praticamente ruba gli HP degli altri e quindi fondamentalmente è secondo me più forte l'MK. Poi io consiglio di arrivare all'84 con le classi da AoE, cioè per esempio il Court Magician e l'Excavatore, e poi di resettare e fare praticamente lo sniper o l'MK, insomma, resettare le skill, che poi vi farò vedere anche a che servono le skill e le statistiche, ma quello nel prossimo video, non adesso. Adesso vi spiego più o meno come sono le classi. Dopodiché abbiamo anche il Saint. Il Saint sarebbe praticamente il santo. Il santo è praticamente questo, sì, anche questo ha due classi. Allora, ha molto i poteri, se voi leggete bene anche qui i poteri, insomma, ci sono due: lo sciamano che ha potere dell'oscurità e della cura parecchio, è da PvP praticamente lo sciamano, ma ha parecchio le AoE lo sciamano, lo shaman praticamente sarebbe. E naturalmente può anche guarire lo sciamano, però è più, diciamo, da PvP secondo me che da... Ha parecchio le AoE e mi sembra che ne abbia 4 se non mi sbaglio. Non vorrei sbagliare, anche perché il Saint l'ho usato molto poco, ma comunque sia è una classe magica potente lo sciamano. Poi c'è il Priest praticamente è il prete praticamente, poche parole, ed è molto da supporto. Infatti il Priest non finisce mai gli MP, mai, perché ha delle skill che gli ricaricano anche gli MP, quindi praticamente è invulnerabile il priest. Un priest al 99 batte uno sciamano al 99, o viceversa, perché comunque sia basta saperli usare bene i personaggi. Dopo del santo praticamente abbiamo il mercenario. Io il mercenario lo reputo il migliore, diciamo, tra tutti, perché non so che, ha molta difesa intanzitutto, c'ha una difesa spropositata, poi lo vedrete anche qua inizialmente, vedi Will, Dexterity, queste qua, questi vi spiegherò che cosa sono più in là. Praticamente, allora, praticamente si può costruire in due maniere, in due classi, e tutte e due le classi possono usare sia il PvP che il PvE, cioè nel senso sia il PvP che le AoE praticamente. Allora, praticamente c'è nel mercenario abbiamo due classi e queste due classi sono praticamente insomma, il Guardian Swordman, che praticamente ha una difesa di addirittura 8.000, arriva a 9.000 perché ha una skill che gli rende praticamente lo rende invulnerabile. Cioè, mentre tu fai un danno di 20.000 a una persona, ma a lui gli fai 100, neanche 100, 150, 200, perché ha una difesa spropositata. Infatti è molto consigliabile farlo solo per i boss, cioè per i boss quelli del Dross, quindi a livello 76, per i boss quelli, insomma, per i boss praticamente un Guardian Swordman praticamente con tutte le armature uppate a più 10, quindi con l'ultima armatura finale uppata a più 10, eccetera eccetera, non lo scalfisci, ma nemmeno se c'è un'arma che fa 30.000, manco se c'è la bomba atomica, perché comunque sia ha una difesa spropositata. Certo, a meno che se non ci sono 50 persone che lo attaccano, ma comunque regge benissimo anche... Io mi ricordo che con il Guardian Swordman, che l'ho provato, a livello 64 reggevo 4 persone, quindi... Però va molto molto lento, cioè nel senso che con la skill che ha va molto lento, quindi pecca molto di velocità. Infatti fa poco, diciamo che fa danno in base allo strength che c'hai praticamente. Io consiglio di mettere parecchio, parecchio costituzione e parecchio naturalmente. Io
consiglio di mettere comunque uno di costituzione e due di strength, in modo che sì, è vero che magari c'hai meno HP, però c'hai anche molto, molto danno. Quindi quando vai a fare anche quelle due aure che ha, che ce n'ha una, due, neanche ne più, e quindi fai molto danno. Quindi io lo reputo una classe molto, molto, molto adatta allo scopo, insomma. Poi in descrizione metterò anche comunque il link di un sito dove potete vedere anche quali sono le skill e potete scegliere quelle che volete. E l'altra classe che andremo adesso a vedere è il gladiator, ovvero il gladiatore. Il gladiatore è praticamente molto molto veloce, perché ha una skill che praticamente gli va al 60% più veloce, però gli dura, per dire, neanche un minuto, neanche. Non è come l'escavatore, che dura, è infinita quella skill. C'ha le ali, per esempio, l'escavatore, e le ali danno il 50% in più di velocità, mentre questa qui dà il 60%, però fondamentalmente io la reputo molto molto inutile. Però è utile per mobbare, quindi per fare più mob in una volta. Infatti io il gladiatore lo consiglio. È come tutti i personaggi, consiglio sempre quello da Aue, da fare da Aue inizialmente, e poi giustamente quando sarà il momento di, come dire, di cambiare classe, quindi di prendere un Craspo Mede, che si chiamano così, praticamente costano sui 9 euro mi sembra sul gioco, quindi più o meno. E praticamente resettare sia skill che classe che tutto il resto, perché così almeno potete praticamente fare il vostro. Naturalmente non c'è soltanto il personaggio stesso, ma c'è anche la nave da fare, ma quello la vedremo un altro giorno. Praticamente io adesso vi sceglierò più o meno un personaggio che praticamente è, a mio avviso, è il migliore. Perché? Perché vedo che magari l'esploratore, però il problema allora, poi un'altra cosa, il problema dell'esploratore in confronto alle altre classi ha bisogno di munizioni, quindi dovete comprare anche le munizioni. Per esempio, se usate lo sniper, sia lo sniper che lo scavatore usano comunque pistola e fucile. Però giustamente lo sniper è più veloce, è più forte con il fucile, giustamente, perché ha delle skill solo per il fucile, mentre l'escavatore ha le skill solo per la pistola. Infatti alcune skill si useranno solo per quella determinata arma, mentre per quanto riguarda il nobile e il saint usano si chiama il, adesso non mi ricordo, comunque è una palla praticamente che portate sempre con voi e lancia praticamente delle palle magiche, praticamente una specie di palle magiche in base a, e fate danno con quello. Quindi è a distanza, il santo e il nobile sono a distanza, l'esploratore uguale è a distanza, però dipende, perché l'escavatore è ancora più a distanza perché c'ha l'occhio d'aquila, mentre lo sniper non ce l'ha l'occhio d'aquila, c'ha altri tipi di skill, capito? Quindi sono tutte cose che queste dovete comunque capire e accomunare. Mentre per quanto riguarda il mercenario, non c'ha raggio a distanza, e quindi dovete per forza andargli addosso, perché c'ha la spada e lo scudo il guardiano, e il gladiatore c'ha la spada a due mani. Quindi fondamentalmente dovete fare così. Io adesso, ora come ora, vi giustamente vi insegnerò a creare uno di questi personaggi. Vi ho spiegato un po' la panoramica di tutti i personaggi. Poi, se mi sono dimenticato qualcosa, ve lo vedrò anche nel prossimo video, comunque sia. Essendo una guida, io sto facendo tutto senza copione e senza niente. Allora, innanzitutto vorrei, per prima cosa, crearmi un mio personaggio, che non ho idea sinceramente di quale. Anche perché sono tutte forti e sono molto indeciso. Io andrei, guarda, andrei per l'esploratore, che è quello che expa più velocemente di tutti, e farei l'escavatore inizialmente. Ma comunque io adesso è soltanto per farvi vedere com'è. Digitiamo naturalmente il nome. Facciamo test 1.
giustamente è per, no? E poi giustamente, scusate, ho sbagliato, sempre esplorate, possiamo scegliere se maschio o femmina, in ogni personaggio bisogna fare sia o maschio o femmina, quando manda in gnocca l'esploratrice, no? Quindi, comunque sia, no? Io faccio vedere più o meno una panoramica, no? Secondo me la mia gnocca è la mercenaria, ma comunque. Andiamo per l'esploratore. E naturalmente dobbiamo scegliere gli occhi, i capelli. Io di solito scelgo, che ne so, tipo così, per esempio. Mi piacciono più così, tipo, so così, so fighi, secondo me. E poi il colore dei capelli, facciamolo verdastro. Ah, fece un bluastro, dai. I colori degli occhi, vedi? Più o meno, no? E poi fate ok. Creazione del personaggio. Sta creando il nostro personaggio. Test 1, vediamo se ce lo trova. Naturalmente. Non so quanto tempo ci vuole, quindi aspettiamo. Se vedo che ci vuole tanto faccio i tagli. Probabilmente perché ho aspettato troppo, quindi sicuramente non me lo farà. Sicuramente mi dirà che non è possibile, infatti la connessione è terminata.